Ok, ci siamo o non ci siamo? Credo che ci siamo. Ah, vedo anche che Stream Elements indica così sulla chat, va bene, perfetto. Allora, tocchiamo anche il filtro qua. Signore e signori, non solo, siamo tornati. Anche questo martedì, ancora una volta, su Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury. Giorno di preta... volevo dire... Riprendiamo con Bowser. Parliamo poi magari durante la live... del fatto che domani... Calma. Scherzi a parte. Dove siamo arrivati? Nella puntata di sabato siamo arrivati che abbiamo fatto molte... quello che ci mancava della seconda parte del gioco, effettivamente, del secondo gruppo di isole, inclusa una ricerca molto, molto lunga di un piccolo sole gatto che ci mancava per completare la missione del sole gatto della fortezza dove abbiamo combattuto contro Boom Boom, Pum Pum e Boom Boom un'altra volta. Una ricerca inutile perché in realtà l'ultimo pezzo era nell'unico posto in cui io da idiota l'avevo controllato, che era dalle parti dell'arena proprio, sull'arena, la zona d'acqua, poco da quelle parti, c'era la piccola moneta di sole gatto là. E poi ho sconfitto Bowser per la seconda volta, per davvero, e quindi ho sbloccato l'ultimo gruppo di isole. E ho iniziato anche a fare, a girare per la zona dove stava il mulino a vento sospeso in aria e quindi altre cose. Bene, adesso continuiamo. Un secondo che devo fare il cambio di sorgente. Benissimo, possiamo continuare per davvero. Un attimo. Ok, era per sentirmi un attimino anche così. Tra l'altro da notare che ovviamente come l'altra volta iniziamo con Bowser che viene. Ciao Bowser, questa volta non ho neanche il trucco del tubo dorato. Poi ve lo spiego per chi non l'avesse visto l'altra volta. Allora, dobbiamo andare in realtà... abbiamo la mappa, quindi in effetti dovremmo andare noi da questa parte. È quella... ah, c'è anche questo punto qua. Però sì, dobbiamo andare quindi... c'è quella zona là! Bowser! Calmo, eh. In realtà abbiamo... No, in realtà mi sa che mi manca anche... ah, adesso che ci penso mi sa che mi manca ancora... il sole gatto dei gattini che mancava, che erano sperduti dall'altra parte... Calmi. Cala tu. Madonna. Oddio. Per un niente. Eh no, non posso rischiare questo. Andiamo qua, va. Ma in effetti, plessi. Perché vado così senza plessi? Allora, un attimo. Non mi serve niente quello. Va anche in acqua, giustamente. Plessi. Grazie. Perché tanto se ne va a breve, se non sbaglio, no? Se ne sta andando. Ma imbecille! Mi hai fatto perdere un tanuki! Ah. Ok, vabbè. Tanto se ne va. Vattene. Vai. Vattene diretto, via. Allora, in realtà io vorrei prendere una strada un po' più lunga, perché magari la facciamo... ah, ecco, infatti, facciamo... no, il percorso abbiamo già fatto, questo è l'altro che... abbiamo fatto nella scorsa puntata, giustamente. Quindi facciamo il percorso normale. Facciamo veloci! Madonna. Saliti! E che cacchio, però, potevo anche aspettare, potevo anche condurre Bowser da questa parte, no? Perché non lo... non perché non prendo, perché mi distraggo. Indietro. Bravo. Bravo. Altra acrobazia. Perché no? Ottimo. No, mi sa che sono un po' più... No. Proprio non sto prendendo. No! Perché volevo fare... volevo fare il salto super, ma non ho... ecco qua dovrei fare...
Ce l'ho fatta. Tempismo perfetto, là. Fermo tu. Un secondo, perché qua non sto riuscendo a vedere come vorrei. Devo un attimino aumentare la... Ah, benvenuto anche a te, Ivanir, mi sa, sì. Benvenuto anche a te, Ivanir. Sì, scusami, che avevo l'altro schermo a luminosità molto bassa, quindi non riuscivo a vedere esattamente. Ia. Quindi, madonna, anche questi con la coda e le orecchie da gatto, e vabbè, dobbiamo farci l'abitudine. Ma quanto è lungo questo percorso, comunque? Ok. E c'è tanta zona anche là. Vediamo un secondo. Ale, un altro solegato là sopra pure. Allora, andiamo da questa parte a questo punto. Vai! Ci riusciamo? Aspetta. No, non questo, giusto? Non questo. Mi sto confondendo. Giga campana della... Ah, la campana, sì, giustamente. Che stanno facendo con la palla da baseball questi qua? Quanti sono comunque? Sono una marea. Sì, perché altre volte ne avevo visti anche ad esempio all'inizio, però erano pochi. Qui sono tanti. Madonna, ancora i piccioni. Via! Andate via! Via, via! Abomini, via! Via! Ok, quindi... Oh, tubo trasparente. Prendiamo un po' di soldi, credo che ci siamo là. Vabbè, che tanto abbiamo... In realtà abbiamo già soddisfatto le requisiti delle 40, dei 40 sole gatto qua. Però, dato che ci siamo, esploriamo e vediamo un pochino come prendere tutti i vari sole gatto prima di affrontare Bowser per davvero. E qui vedo una bella... Perché non sono entrato? Dicevo, qua vedo una gran bella sfida. Me lo sento. Oh mamma, tra l'altro vedo abbastanza proprio... Ah, torre tubo labirinto. Infatti. Quindi... Qui. Bravo. Forse. No. Ovviamente un labirinto. Andiamo magari qua. No, qua invece è normale. Ok, tra l'altro si è aperta una rivale. Per chi non l'avesse capito. No. Sì, guarda, è un macello, Ivanir. Guarda, è un macello che va contro tante leggi, non so neanche quante. Proprio è una cosa allucinante. Allora aspetta, perché allora facciamo le cose come si deve qua. Un altro secondo della zona, buono a sapersi. Un altro qua, sempre con la sua musica metal. Giù. Certo, giustamente è normale. No, aspetta, riusciamo a fare? Sì. Ottimo. Sali. Bravo. C'è un modo qua. E allora, torniamo indietro. Non capisco il... Allora, vabbè, facciamo per di... Ah, in effetti giusto, il Bowser, giusto. Scemo io. Giusto. Giustamente. No? Perdi qua. Dritto, vai. È veramente un labirinto. Ah. Siamo. Non avrei voluto. Non è labirinto però. Benvenuto anche a te, Zioblo82. Ciao anche a te. Vabbè, in realtà è inutile. Ah, eccoci qua. Ah, buono che ti sei liberata anche quella zona. Perfetto. Riusciamo a salire? Direi di sì. Ma vogliono giocare loro, vedi? Vogliono giocare, vogliono coccolare. Vieni qua. La vedi l'acqua? La vedi quanto è bella l'acqua? La vedi? Puoi giocare anche, vero? Perché l'ho fatto?
E dammeli da brillante, visto che ho anche commesso, appena commesso un crimine. Vai, vai. Magari è per scappare alla polizia, dai. Guarda. Non posso usare gli amiibo, visto che non li ho. In effetti io non ho mai comprato amiibo. Strano a dirsi, essendo un fan Nintendo, ma non ho mai comprato un amiibo io. Neanche uno, neanche quello, neanche quelli di Smash Brothers per Wii U 3DS. Mai comprati. Mi piacciono, mi piaceva l'idea originale, mi piaceva anche la realizzazione di molti. Oddio, non di tutti, mi ricordo ad esempio ancora chi era... Shulk? No, Marth! Anzi, Marth, che all'inizio era venuto malissimo con la prima produzione del primo amiibo, che era venuto proprio con una faccia... Una faccia inquietante. Però no, mi piace l'idea, però non li ho mai comprati. Anzi, in realtà, adesso che mi vedo, l'ho fatto troppo espressivo. Era qualcosa più tipo... Immaginate però anche qui le labbra molto più allungate, tipo... Ecco, mi sa che così ho reso meglio. Vabbè, se tieni premute, vabbè, non ce l'ho. Tra l'altro, ecco, adesso che ci penso, l'altra volta io avevo parlato di uno che mi stavo domandando. Ma come si potrebbe mai fare per accelerare il ritmo con cui Bowser appare? Ecco, mi è tornato in mente. L'amiibo di Bowser, se è messo per l'appunto sulla zona per gli amiibo del Joy-Con destro, permette di evocare Bowser. Però visto che non ho gli amiibo, non possiamo accelerare, quindi ci attacchiamo. E si va giù. Giù. Ah, aspetta un attimo. Bowser Junior. Beh, è un po' lontanuccio, però vabbè, ci va. Ci va, ci va, ci va. Wow, non pensavo. Sì, però il power up non lo prenderà mai. Allora. Ah, bene, l'argomento bollente, ovviamente. Doveva saltare fuori, ovviamente. Allora. Io francamente non so quanto aspettare. Vabbè, è andato giù. Oh, immaginavo. Non so quanto aspettarmi di Zelda. Non perché non ci saranno festeggiamenti per questo anniversario, però secondo me aspetteranno più che altro che finisca l'anniversario di Mario. Quindi perché non... Ah, ecco, era dall'altra parte. Vediamo se riesco a parlare, ad esprimere un concetto sensato mentre sono... Devo essere molto concentrato qua. Proviamoci, va. Dicevo, non credo che vedremo tanto di Zelda. Non escluderei qualcosina, tipo magari un dual pack con... Twilight Princess e Wind Waker utilizzata per Wii U. Ok, perfetto. E poi con anche... Attenzione, ci saranno altre notizie riguardo del 35esimo anniversario di Zelda. Rimanete sintonizzati in futuro. E poi ci sarà un evento vero e proprio più tardi. Tipo... Vabbè, dopo marzo, ecco. Quando finisce il gioco di Mario, quando Mario morirà sugli scaffali sia reali che virtuali, eccetera, eccetera. Però per il resto, quante cose mi posso attendere, quante cose che sarò nel primo direct generale da un anno e mezzo. Purtroppo si sa anche il perché. È ben comprensibile perché non abbiano avuto un direct generale più un evento, ma direct mini, che immagino fosse comunque già da previsione per marzo scorso. E poi i partner showcases, perché non potevano annunciare anche First nello stesso momento. Intanto facciamo un po' il Bolsonaro della situazione, devastiamo la persona sonica. Dicevo, non poteva... No, il problema l'anno scorso è stato non soltanto quello dello sviluppo, perché ovviamente con una cosa come una pandemia del genere che costringe anche a cambiare un po' la cultura, i cambiamenti dello sviluppo passando ad un ambiente working from home sono stati facili da digerire, soprattutto in Giappone. Vorrei far notare che in Giappone effettivamente nel periodo da aprile-maggio, quando c'è stato il primo set of emergency in Giappone, c'è stata una sorta di pausa proprio degli annunci, vabbè, pausa in generale proprio delle... Ah! Lo prendo volentieri! Tra l'altro sto tornando. Allora, dov'era il limite da quella parte, vero? Andiamo dall'altra parte, va. Dicevo, c'è stata proprio una... Se riusciamo... Dovremmo riuscirci. C'è stata una pausa proprio di annunci, di robe varie, per aprile di maggio. Anche occupata dalla Golden Week che c'era con... Madonna, come è spuntato! Ah! Ma non così! Vabbè, me lo merito, ma non così! Ma non così! Io me lo aspettavo un po' più lontano! Ma Bowser! Oh! Madonna! Madonna, ma proprio... Mamma mia! Ok, perdi qua, Bowser! Bravo! Fai di qua, vabbè, che in realtà effettivamente... Allora, un attimo... Ok,
In realtà poi non credo che c'entri così. Da... Oh! Oh mamma, aspetta. Ecco. Ok. Facciamo anche per di qua, va? Se riusciamo. Sì, ci sarà una, qualcosa di Zelda, però non adesso. Però torniamo, tornando al discorso di Darith, se riesco, perché c'è Bowser che, sta, che è incacchiato nero come al solito. Allora, stiamo dicendosi per l'appunto che l'anno scorso, il periodo aprile-maggio, c'è stata una pausa generale in Giappone, perché per l'appunto in Giappone, non vorrei dire, ma niente di rating ha dovuto chiudere perché non erano in grado, non erano in grado di operare senza consegnare ste cacchio documenti fisici. Figuratevi che c'è avuto una pandemia per rendere più aggiornati. Pensate un po' voi. È andata una pausa. Per fare un esempio, Kingdom Hearts Melody of Memory doveva essere annunciato in origine ad aprile, ma è stato annunciato alla fine giugno, proprio perché c'è stata la pausa generale di aprile-maggio. Ecco, quindi immaginate il contesto, questo contesto generale giapponese. Mettetelo poi con Nintendo, che magari non vuole mostrare le sue carte troppo in fretta, perché sono Nintendo. E va, abbiamo la combinazione in cui non abbiamo più la possibilità di avere... Poi, ah, giustamente, ovviamente. Non è soltanto il fatto dello sviluppo, come stavo dicendo, ma anche il fatto che in quell'ambiente, cioè, come dire, magari lo sviluppo riescono comunque a continuare a sviluppare e a rispettare le scadenze, però non nel stesso modo di prima, o meglio. E il problema è che, ovviamente, se vuoi mostrare del materiale promozionale, gli sviluppatori devono comunque prepararlo. È un po' troppo alto rispetto all'audio della mia voce, aggiustiamo subito. Aggiustiamo subito. Continuo anche a parlare, in effetti. Stavo dicendo, per l'appunto, troppo un po' più alto rispetto alla mia voce. Allora, allora un po'. Ok, quindi stavo dicendo, gli sviluppatori ovviamente quando ci sono trailer che devono essere rilasciati, che sono a preparare per eventi come Direct, conferenze, eccetera, eccetera, devono comunque anche preparare del materiale proprio da sviluppo che possa essere parte di un trailer. E quello comporta tempo. Quindi, in un ambiente come quello working from home, o meglio come di adeguamento in un ambiente diverso di sviluppo, se uno deve concentrare, se uno deve, vuole riuscire a rilasciare evitando ritardi, allora si evita di rilasciare materiali promozionali, si evita di prepararlo. E quindi anche questo comporta ritardi, anche da un punto di vista soltanto promozionale, quindi ai nostri occhi. Magari il ritardo inferiore a quello che... Cioè, il ritardo, cioè comunque sia il silenzio, aumenta ancora di più in un ambiente del genere. Ed è quello che è successo a Nintendo, perché Nintendo l'anno scorso ha prediletto annunciare robe con ritmi del tutto diversi, anche con drop via Twitter, tipo Hyrule Warriors, un annuncio che chiaramente era non da drop su Twitter, visti i loro canoni, ma via, così, il 7 settembre, via. E per non parlare anche del Direct di Mario, visto che l'abbiamo fatto, visto come ho parlato dell'anniversario, in origine, vedendo anche alcuni leak tipo dell'aggiornamento di Super Mario Maker 2, doveva essere... Ma come si fa a salire di là? Doveva essere ad aprile! Ad aprile! L'hanno fatto alla fin fine, però poi quando? A settembre. Quindi, per fortuna sembra esserci stato un adeguamento nel corso del tempo, meno male. E adesso abbiamo la situazione in cui c'è davvero... Grazie Ivanir, grazie mille per il feedback. Abbiamo, in realtà devo essere sincero, neanche speravo in un Direct vero e proprio. Io mi aspettavo più un partner showcase, oppure al massimo un mini, perché ovviamente pensavo, va bene, Nintendo si sarà più adeguata, però magari vogliono comunque mantenere un po' più di silenzio e dettare più i ritmi in un certo modo. E invece no! Direct generale! Direct generale dopo un anno e mezzo di pausa, di tutto! Quindi è anche per quello che sono molto sorpreso, contento, ma molto, estremamente sorpreso della presenza di un Direct generale così. Andiamo per di qua a questo punto, va. Allora, in realtà il tweet... No vabbè, allora, chiaramente per Smash ci sarà il prossimo personaggio di Smash. È chiarissimo, è normale, però il fatto è che il tweet diceva ci saranno aggiornamenti su titoli già disponibili come Smash, quindi non è l'unico. Quello che mi aspetto infatti saranno Smash Brothers, per il personaggio, normale. Poi Animal Crossing, perché a marzo Animal Crossing ha non solo compie il primo anniversario dall'uscita, quella che ha scosso il mondo per tanti versi, ma c'è anche aggiornamento di Super Mario, visto che siamo a tema per l'anniversario di Mario.
Aggiornamento che secondo Data Manica che è stato effettuato con l'ultimo aggiornamento, quello di febbraio, vabbè, dei pochi giorni, di poco tempo fa, dovrebbe essere molto sostanzioso, tipo, avrebbe avere tipo dei livelli da giocare in Animal Crossing di Mario. Quindi c'è da parlare. Altra cosa che mi è venuta in mente leggendo online, Hyrule Warriors Age of Calamity. Già menzionato poco fa, tra l'altro, perché? Perché dovrebbero esserci dei DLC per il gioco. Questa sarebbe la sede ideale per parlarne, visto che si parlerà anche di aggiornamenti su giochi in sviluppo già usciti. E poi ovviamente ci saranno notizie per tutto il primo semestre, quindi si va oltre marzo finalmente. Vediamo i titoli first, al di là di New Pokémon Snap per la seconda, il secondo quarto dell'anno. Mi si è cattolato, Bowser già sa... Ah, cacchio, è tornato Nega Luigi! Vieni qua tu, vieni qua. Bowser Jr. però, aspetta, giusto, perché avevo Bowser Jr. che mi aiutava. Ah, ok, meglio. Vieni qua. Madonna. Ah, però sarà un po'. Vieni. Dove va? Ma venga Luigi così? Ma ah, sì, però. Oh mamma, sì, però. Vieni qua. No, oh mio Dio, no, accidenti. Allora, aspetta. Ma sì, comunque sì, il discorso è che ci saranno aggiornamenti sul titolo, non è soltanto per Smash che ci saranno aggiornamenti. Ah, però sì, personaggio sicuro. Vai, così magari lo prendiamo anche in questo modo. Dove sta Nega Luigi? Dove è finito? Nega Luigi, dove cacchio sei? Oh mamma no! No! Vabbè, tanto. Il sacrificio deve essere fatto. E comunque il bello sarà capire che cosa ci può... Sto confondendo pulsanti. Che cosa ci potrà essere effettivamente di... Di personaggi... Non di personaggi comunque sia... Di altri titoli di Nintendo per la prima metà dell'anno. Cioè, dopo marzo. Allora, devo essere sincero. Marzo, secondo molti, è... Non rilascio nulla a marzo perché c'è Monster Hunter. E posso anche capire... Potrei anche capire se si parlasse... Madonna, sta rallentando tantissimo qua. Dove stanno i 60 frame? Aspetta un attimo. No, mi confondo. No, ce l'avevo là! Ah, è saltato Luigi o sbaglio? Ho visto male. No, vieni qua. Difficile qua, eh. No! Ma in realtà mi sa che l'ho sconfitto. C'è tanto macello qua come... Ok. Vabbè dai un attimo. Ah! Ah, anche qua giustamente. Vabbè. C'è stato un macello in effetti. Adesso la stella! Adesso? Non mi serve a niente adesso la stella, perdonami. Vabbè. Non ha senso la stella adesso. Vabbè, quindi, aspettative per il secondo semestre. Stavo dicendo, infatti, anzi, lì in realtà si parla di primo semestre, il secondo quarto dell'anno. Anche se qui in realtà parlo di un qualcosa che secondo me accadrà nel primo quarto. Marzo, per molti, non vedrà nessun... Mi confondo sempre, nessun annuncio, o meglio, nessun rilascio. Sì, dico quello, ovvio, però sto dicendo. Secondo molti, marzo non vedrà un titolo Nintendo perché già Monster Hunter. Io potrei anche capire se si parlasse di un titolo grosso, importante di Nintendo, che mi posso capire non fare concorrenza. Soprattutto se è un titolo grosso, importante, core, ovvero per giocatori più esperti. Ma se fosse un titolo magari... Ah, sconfitto! Magari un titolo grosso, importante, sì, ma per un'utenza diversa? Tipo, che ne so, il titolo nuovo di quelli di Ring Fit Adventure, EPD4. Secondo Mini Rogers, doveva esserci questo titolo, il nuovo titolo a parte loro, già alla fine dell'anno scorso. Però, Covid. Il Covid, e comunque sia il cambio di piano in generale, ha portato anche al rinvio di questo. Secondo me sarebbe il perfetto titolo... Non cadere adesso. Il perfetto titolo da rilasciare a marzo e chiudere l'anno fiscale in bellezza. E, tra l'altro, che può essere anche grosso, ma non fa concorrente a Monster Hunter, perché utenze diverse. Ci sta perfettamente. Poi, secondo me, aprile... Adesso mi lancio previsioni, dai. Previsioni.
aprile. In realtà c'è già New Pokémon Snap, che è Nintendo, anche se è The Pokémon Company, comunque titolo Nintendo. Però secondo me, visto che è comunque periodo di Golden Week, eccetera, eccetera, o effettivamente rilasciano là il titolo di PD4 dei creatori di Ring Fit Adventure, che tra l'altro è un ottimo titolo, lo consiglio. Lo consiglio veramente tanto. È un RPG con tanti crismi da RPG tradizionale, e non sto scherzando, nonostante il sistema di controllo, diciamo, inusuale. E guarda, tra l'altro godrei tanto, secondo me, Ivanir, per la mobilità. Io ho provato la demo, comunque diciamo che dovrebbe esserci un'altra. Cioè, i leak di Capcom, purtroppo dobbiamo, purtroppo sono abbastanza, si sono diffusi abbastanza, diciamo. Però dicevo, sì, godrei tanto comunque con Rise per la mobilità. E tanta roba, tanta roba. Però, tornando a Nintendo invece, prendiamo magari anche qua le monete, invece di parlare soltanto. Ce la facciamo? Sì! Bella sfida questa. Però secondo me, visto che è comunque periodo di Golden Week, dicevo, ho il titolo di PD4, o magari un altro titolo che è più per un'utenza allargata, tipo uno Style Savvy anche, che non esce da un bel po', tipo 2017 se non sbaglio. E tra l'altro Sin Sofia, lo sviluppatore di Style Savvy, ah, grazie Bosso Junior, stava anche assumendo per un titolo del genere. Ma vero, Sin Sofia faceva prima i titoli WWE e adesso fa Style Savvy. E poi in realtà ci sono delle comunanze strane, perché Style Savvy è molto profondo come simulatore di... nel suo campo, volevo dire. È molto profondo. Quindi ci sta. Stranamente ci sta. Oppure, se non c'è un titolo per l'utenza allargata ad aprile, o comunque se è un titolo specificatamente per loro, ci vuole bene un bel Kirby. Kirby che non esce dal 2018 con Star Allies. La nuova direzione di Kirby, che sarà il 3D? O sarà con questione meccaniche di gioco un po' diverse rispetto a quelle che stanno da Return to Dreamland per Wii? Allora, voilà. Perché c'è l'altro? Andiamo per il giusto. Come salgo là, però? Ah. Ah, già. Un bel Kirby nuovo ci sarebbe. Golden Week, il periodo... Sì, un'ultima cosa. No, lasciamo stare con aiuto. Dove sto? Ah no, l'ho già preso, mi sa, allora. Non mi sto parlando, mi sono reso conto. Dicevo, un bel Kirby che sia 2D, che sta già tornando. Ma non è possibile. Che sia 2D, che sia 3D. Vabbè. E facciamo qua subito, allora, va. Che sia 2D, che sia 3D. Un bel Kirby nuovo ci sarebbe alla grande, ad aprile. Maggio! Maggio! Bella sfida, maggio! Io ho un sogno per maggio, ma forse è meglio per luglio quel sogno. Splatoon. Visto che c'è stato il teaser l'anno scorso, all'inizio dell'anno scorso, Save Our Salmos, che era chiaramente un teaser. Oh, non prendiamoci in giro. Ah, alla grande! Prendiamoci in giro che c'era SOS 2020 e nell'acqua Save Our Salmos. Vabbè, se ne va Bowser comunque. Era bello chiaro proprio. L'anno scorso non si è materializzato in maggio per causa Covid, che avrà rimandato anche quello tra tutte le altre cose. E sarà immagino più a luglio, però sarebbe bello maggio, tipo l'originale Splatoon per Wii, che uscì il 29 maggio, mi pare. Sarebbe un bel titolo Splatoon da avere. Non è... Visto che si parlava di Save Our Salmons, non credo che sarà Splatoon 3, anche perché gli sviluppatori... Nel 2019 dicevano che non avevano ancora intenzione di farlo. Vabbè, comunque sia, non stavano lavorando a Splatoon 3. Se hanno mentito, io non c'entro. Vedo più un titolo comunque di un certo tipo, con meccaniche di gioco un po' diverse. E ci sarebbe, perché Splatoon si merita uno spin-off. Splatoon ormai è un brand grande per Nintendo. Si merita titoli che... Vabbè, riusciamo a scalare? Sì, sì. Vabbè, direttamente. Riusciamo? Si merita un titolo che non sia soltanto quello main. È entrato in quel rango là, Splatoon. Con due titoli, di cui uno su Wii U. Pensa alla forza che aveva, che ha avuto. Per giugno. E poi in realtà potrebbe anche esserci altro per maggio, però. Per giugno invece. Per giugno.
Mario Golf o Mario Sport, comunque sia, roba Camelot. Sì, lo so che Camelot in passato faceva anche Golden Sun, ma non credo che i tempi siano più quelli di una volta. Loro ormai sono anni e anni che lavorano agli sportivi di Mario, anche contribuendo parzialmente a Mario Sport Superstar per 3DS, che poi ci ha lavorato Namco, Bandai Namco. Oh, questo cos'è? Cos'è? Allora, ci deve essere un modo, qua dobbiamo scoprirlo. Ah, vabbè, 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 siamo alle solite. Ok. Ce la facciamo perché... Dai. Dicevo, però appunto Mario... Magari o Mario Golf, visto che ci sarebbe dopo Mario Tennis, o proprio Mario Sport, visto che c'è anche un trademark che hanno registrato non troppo tempo fa di Mario Sport. Quindi magari si dedicano a più sport. Magari potrebbe essere anche Square Enix che lo fa, visto che hanno già fatto Mario Hoops 3 on 3. Scusate, il main film, il menu film che mi rimane in testa. E anche Mario Sports Mix, Mario Sports Mix per Wii, aggiungendoci anche personaggi Final Fantasy, perché sì, tipo la maga bianca, che è chiaramente Rosalina, ante Rosalina. Ma non diciamolo troppo in giro questo. Sì, Mario Sport o Mario Golf per giugno. Anche se avevo un altro sogno per giugno. Ma comunque sia per questo secondo trimestre. Ma è chiaramente un sogno, non penso che si realizzerà così presto. Era tanto che si parla di un Metroid 2D. Un Metroid magari fatto a me fuori Steam, visto che hanno lavorato anche a Samus Returns per 3DS nel 2017. Sarebbe un bel momento per rilasciarlo. Sarebbe veramente un bel segnale rilasciarlo così. Debotto. È un sogno però per l'appunto. Aspetto più Mario Sport. Che poi in realtà è anche possibile avere titoli, più due titoli Nintendo in un mese. E infatti, vabbè, tipo ad esempio già aprile mi immagino Kirby e New Pokémon Snap. Per l'appunto maggio, secondo me, se va bene Splatoon, magari anche Salsevi, cioè, magari anche Kirby a maggio. Vabbè, diciamo così. Tra aprile e giugno, secondo me, escono in ordine non preciso, a parte New Pokémon Snap, per esempio, perché chiaramente ha già un'uscita. Madonna, Bowser rompe oggi. Allora, vediamo un secondo comunque. Qui abbiamo... Ah, ecco che giustamente ho una guida qui. Torniamo... Sì, torniamo a questa parte. Questo abbiamo fatto adesso. Risaliamo. Abbiamo... Kirby, Style Sebby, Mario Sport. Magari anche il titolo di EPD4, se non vogliono farlo uscire a... Ah, cacchio. Giustamente. Se non vogliono farlo uscire... Accidenti. Se non vogliono farlo uscire... Bayonetta 3! Sarebbe bello Bayonetta 3. Però me lo aspetto più o fine dell'anno 2022 direttamente. Non me lo aspetto quest'anno. Sono abbastanza dubbioso per quest'anno. Credo che lo vedrei a questo punto, visto che sono davanti i direct generali. Se non accadono altre disgrazie, me lo immagino comunque che lo vedremo quest'anno. Non domani. Non domani, ma lo vedremo quest'anno, in un modo o nell'altro. Cioè, perché c'è tanta roba di Nintendo che non ha ancora date. Cioè, Metroid Prime 4. Ma figurati se arriva quest'anno. Aspetta. Ah, ma devo fare una buffata. Ma mi ha ammazzato la... No, scusa. Ah, meno male. La missione è a buffo dei sordini. Quindi chiaramente devo prendere la pianta piranha nel vaso. Madonna santa, che anche lei peri. E le cose, le orecchie da gatto. E me la passi così. Ma Bowser. Però anche io, anche io che oggi puntata caotica. L'ho ammazzato. Vabbè, tanto torno, tanto torno. Però no, Bayonetta 3 sono illeso come Bayonetta 3. Dubito qui. Non lo vedremo quest'anno, ma non dubito qua. E dubito di un'uscita comunque entro quest'anno. Però lo vedremo quest'anno. Madonna. Metroid Prime 4. Buona questa. Però per l'appunto scommetti in Metroid 2D da Mercury Steam. E se devo essere sincero, no, aspetta. Io direi più, dipende da quanto ha fatto Retro, o meglio da... Allora, perché? Vabbè.
Vabbè, dipende da quanto è riuscito a fare retro in questi 3 anni. Retro, quello di barbecue, sì, lo so, lo so. Però si stavano ingrandendo. E vabbè, tante assunzioni, però secondo me non stanno... cioè, io spero che non siano messi malissimo come sviluppo. Però mi aspetto comunque aggiornamenti quest'anno, in un modo o nell'altro. L'uscita, buona questa. Però aggiornamenti, sì. Meno, più probabilità che esca quest'anno Bayonetta 3 di Metroid Prime 4. Però aggiornamenti quest'anno per entrambi. Sperando che non accadano altre disgrazie, perché a mio parere ho avuto i direct generali così, de botto, senza preavviso. Bisogna vedere come vanno le cose poi. Dopo l'anno scorso bisogna vedere, purtroppo è una parola, è un mantra. Se riesco qua. Madonna, anche quelli l'hanno la coda! Maledetti! Che fai? Ah, tu Bowser Jr. Cosa c'entrava? Quindi comunque sia, sì, fine generazione. Che poi, oddio, generazione. Parliamone del concetto di generazione, che secondo me non lo so. Dipende da, come, da cosa fanno con il Switch Pro, che di esistere credo che esista. Bisogna capire quanto sarà distante da Switch normale. Però non è un discorso per adesso. Tanto Nicolo, vediamo domani Switch Pro. Il modello normale ancora vende uno scatafascio qua, praticamente ovunque. Non c'è bisogno di essere Switch Pro più tardi nell'anno. Non tanto per vendere, ma quanto comunque per dire rinvigorire, o comunque sia per continuare a tenere l'attenzione alta. Sì. Ma adesso no. Adesso perché non c'è alcun bisogno. Andiamo. Vedete qua sopra. Vabbè, dicevo, tornando al discorso di prima. Tra aprile e giugno, senza ordine preciso, secondo me, New Pokémon Snap, vabbè, fine aprile, 30 aprile. Kirby, Style Savvy. O anche titolo EPT4 se non esce a marzo. Splatoon. Allora, ho detto per appunto, ripetiamo. New Pokémon Snap, Kirby, Style Savvy. E ho anche EPT4. Splatoon, Mario Tennis e, vabbè, questa è la probabilità inferiore, Metroid 2D da Mercury Steam. Questi sono i titoli che prevedo per il prossimo quadrimestre. Per il prossimo trimestre, cioè. Che poi c'è anche un'incognita che non vedo considerata da... cioè, è una possibilità considerata da vari, ma non da tutti. Tipo Fire Emblem, un remake di Fire Emblem, che si inquadrerebbe nella categoria Echoes, come Shadows of Valencia per 3DS uscito 2017. Tipo di Path of Radiance, di Path of Radiance. Oh, cioè, d'altronde, Treehouse è stato sviluppato da Koei Tecmo, principalmente, con Intelligent System che dava le direttive. Da quello che ho letto, poi Paper Mario, sì, internamente Intelligent System, però non con tutti gli effettivi. Cioè, comunque sì, c'erano comunque dei membri, non vorrei sbagliarmi, c'erano comunque dei membri. Vediamo un attimino. Che erano impegnati in altro. Andiamo allora a questo punto per di qua, va. E quell'altro dovrebbe essere, magari, sempre in collaborazione con Tecmo, l'amica di Nintendo, l'amante di Nintendo ormai. Ci sarebbe da fare un discorso più ampio su Tecmo, su come sono cambiate le cose nel corso di, boh, 10 anni? No, soprattutto nel corso degli ultimi anni. Però per l'appunto potrei anche vedere Intelligent System che dice, boh, il remake di Fire Emblem, prendetelo così. Però quello magari più nella seconda metà. Nella seconda metà, c'è la stella, cioè abbiamo possibilità tipo, vabbè, Pokémon remake, ma tanto quello lo vediamo la settimana prossima. Grazie Pokémon Direct, quasi inevitabile per il Pokémon, per l'anniversario. Come non sono subito colpo, non lo so. Per l'anniversario. Ok, grazie. Sì, in effetti sarà un periodo molto grosso per il news di Nintendo, la KCP. Cos'è? Perché Bass meno di 30 frame? Madonna, quanto è lento! Ma Bowser, quanto cacchio pesa sulle prestazioni? Madonna, non è neanche 30. Wow. Pesa veramente tanto. Vabbè, usciamo? Sì. Ce ne sono possibilità per il secondo trimestre, per il secondo semestre. Vabbè, a parte Breath of the Wild 2, magari Bayonetta 3, se
c'è un miracolo ed esce nel secondo trimestre. Pokémon Remake, magari altri costi di Pokémon. Tipo, che ne so, Detective Pikachu. Detective Pikachu, visto che si era parlato, che è stato tecnicamente annunciato, ma tempo fa. Questo sarebbe l'anno buono per farlo uscire. Vieni. Oddio. Ok. Vai. Ma perché? Olè! Una bella sfida vinta. Poi ovviamente le robe dell'anniversario di Zelda. Quindi collection. Vabbè, a parte Breath of the Wild 2, ma collection, magari titoli diversi tipo un Force Wars rifatto. Vabbè, un titolo incentrato sul multiplayer. Dobbiamo aspettare Bowser adesso di nuovo. Perdi qua. Vabbè, ne approfitto per parlare, va. Titolo incentrato sul multiplayer di Zelda, magari anche Skyward Sword, leggendo un po' in giro, sarà rilasciato con più calma. Magari lo rifanno, perché come ho già detto nella prima live, mi sembra, e credo che sia stato proprio Albo 82 a porre la questione. Cioè, Skyward Sword era un titolo fortemente basato sul motion control del Wii, con tanto di pattern dei nemici basati su come inclinavi, su specifiche inclinazioni del Wiimote. Quindi, un conto è utilizzare i Joy-Con in docked mode. Un altro però, ed è qui la cosa che voglio veramente capire come fanno, non tanto in portatile. Zelda Breath of the Wild, certo che l'ho giocato. Cioè, ho preso la console al lancio. Va bene che c'era anche Fast Remix e altri titoli, però se non prendevo Zelda, ovvio che l'ho giocato. Fantastico. Esperienza fantastica. Esperienza di open world diversa da tante altre. Proprio per la vastità di quello, per la libertà che ti dà il gioco, in effetti, di approccio, di tutto. A parte l'inizio, perché ovviamente l'inizio ti introduce un po' le varie meccaniche base e sarebbe il grande plateau, che è una zona limitata. Poi, quando completi il grande plateau, ti si apre tutto e vai dove cacchio vuoi tu. Cioè, in teoria, tu potresti anche andare direttamente da Ganon, se proprio vuoi. La strada è là, Te lo permette il gioco. Sei un pazzo, sei un folle, o uno speedrunner, o magari tutte le cose in contemporanea. Però lo puoi fare. Lo puoi fare tranquillamente. Infatti ci sono anche delle speedrun di questo tipo. Non c'è problema. Senza equipaggiamento, senza power up, senza Master Sword, però lo puoi fare. E se riesci a sconfiggere Ganon, così sei un eroe. È un puzzle, un forno, un pilarano, eccetera, eccetera. Però sì, c'è una libertà. Il difetto, diciamo, più grosso del titolo, c'è due. La storia c'è, però in effetti subisce un po' il fatto che è così tanto open, perché in effetti, quando tu vai ai vari mostri sacri, allora, data la libertà, ognuno di loro può essere il primo che incontri. Quindi, ovviamente, ci sarà un'introduzione molto simile a livello di storia, non tanto di gameplay, a livello di storia, tra i vari mostri sacri. Perché, ovviamente, ripeto, ognuno di loro può essere il primo che fai, e allora, tanto vale, cioè meglio, e allora, bisognava pensare in questo modo. Non poteva essere fatto altrimenti. Ma al di là anche di questo, ci sono le memorie di Link che vengono recuperate. E che da. Magari anche altre cose nel gioco stesso, tipo la stanza di Zelda, se non sbaglio. Sta arrivando. La stanza di Zelda anche. Ci sono vari elementi, però però, in effetti, non come si pensava dal trailer leggendario di Genere 17. Quello che ancora oggi magari lo vedo e è la periodo che mi viene, perché è stato un trailer fantastico, proprio uno dei trailer migliori che abbia mai visto in vita mia per un videogioco, non sto scherzando. Un trailer secondo me perfetto. Il pacing, grazie. Madonna santa, mi sono salvato. L'editing di una cosa mostruosa. Vabbè, dicevo per l'appunto, la storia che c'è, ci sono momenti belli, però non è come si poteva pensare, non è così tanto forte come si potesse pensare nel trailer. E un difetto che può essere visto anche come un non difetto è le armi, che sono indistruttibili. Non difetto perché ti permette, intanto basta, se ne va, perché ti dà la possibilità di provare tutte le armi.
Però posso capire che dice, che è rottura di coglioni, però che le armi ogni tanto si rompono, magari ho l'arma rara, ma quella si rompe anche. Lì posso capire. Però sono d'accordo anche con chi effettivamente parla di come la struttura così del gioco permetta, cioè incentivi la varietà. Meno male che comunque sia Zelda ti darà da armi a profusione, comunque sia non è che rimani senza. Magari però non quella che vuoi. Comunque sia non consigliato. Stra, super, mega consigliato, prendilo, tanto non cadrà, non scenderà mai di prezzo purtroppo perché Nintendo. Però prendilo, 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 proprio. Fallo tuo come Monster Hunter, Ivanir, fallo tuo come Monster Hunter. Poi Monster Hunter, come ha chiamato nel primo trailer Magna Malo? La calamità. Ma cioè, parlare di calamità in un mondo post Breath of the Wild, è chiaro che tutti pensino al rinvio a Zelda, perché come fai a non pensarci? Come fai? Andiamo di qua, va. Vabbè, quindi per i first penso di aver già espresso l'opinione più che altro per il primo trimestre, per il primo e secondo trimestre, vabbè, soprattutto il secondo trimestre. Speranze, vedremo domani quanto saranno in franco. Ora, per quanto riguarda le terze, ci sono un po' di titoli che mi aspetto domani. Vabbè, quello più banale, quello più scontato, il più, non direi neanche chiacchierato, però quello più sputtanato: Plants vs. Zombie Battle for Neighborville Complete Edition. Perché è apparso forse listini già da tempo, conosciuto il 19 marzo. È ovvio che domani lo vediamo. È uno dei vari titoli di Electronic Arts per il nuovo push su Switch che includeva Apex Legends, che esce il 9 marzo. Quello sì che è grosso ed è ancora importante. Need for Speed Hot Pursuit Remaster, che è uscito lo scorso novembre. Ai. Lost in Random, di cui si sono perse le tracce, tra l'altro. Mi dispiace perché è un titolo che mi interessa, visto che lo fanno gli zombie, se non sbaglio. Vabbè, comunque sia quelli di Stick to the Brain. Hanno uno stile tutto loro e mi interessa tanto. Poi c'è anche un titolo multiplayer di Balance Studios, che sarebbero quelli che hanno fatto Mario Kart Live on Tour. Quindi in teoria è ovvio che arrivi anche, cioè il team proprio lo fa arrivare su Switch perché sono loro, non perché EA. A parte questo, poi Monster Hunter sì? Monster Hunter sì, perché è probabile che vediamo il quarto trailer, la quarta preview. Quella che si, visto che tu sei fan di Monster Hunter, io da quello che ho capito. Cioè, da quello che ho capito. Perché lo so. Vedremo la quarta preview di Monster Hunter Rise. E secondo me, visto che Liquid Capcom parlavano anche della seconda demo a marzo, alla fine del trailer diranno: attenzione, c'è una demo d'arrivo anche a marzo, rimanete sintonizzati. E dovrebbe essere la demo che conterrà anche Magna Malo. Sempre parlando di Capcom, mi aspetto anche un'apparizione sia da parte di Ghosts and Goblins Resurrection che di Capcom Arcade Stadium, che è ancora a febbraio, cioè era stato annunciato con data, con periodo di uscita a febbraio, ma a questo punto è ancora febbraio indefinito, quindi un bello shadow drop con questi titoli che viene lasciato alla fine del Direct. C'è sta, e come? Oh, io. Allora, vediamo. Oh! Aspetta. Perdi qua. Andiamo per di qua, va? Allora, in realtà io mi aspetto più che altro, non tanto da presenza di Direct, ci sarà magari anche quando poi esce, ma più che altro, madonna santa qua, vabbè, me lo dovevo aspettare. Ma più che altro eventi tipo quelli che ha fatto Capcom per Monster Hunter World, tipo, quindi, aspetta. Così, dovrei uscire. Alla grande! Ed è lì che vedremo il supporto post lancio. Mi aspetto robe abbastanza importanti. Collaborazioni di ogni dove. Cioè, ricordiamoci che cazzarola, Monster Hunter World ha avuto collaborazione con un cacchio di Witcher, Final Fantasy XIV. Io mi aspetto, a parte Nintendo, ci sarà roba di Breath of the Wild di sicuro. Di sicuro. Ma mi aspetto anche, accidenti, mi aspetto anche altro. Cioè,
Perché l'abbiamo vista Capcom quanto può fare collaborazioni con gli altri Monster Hunter per console Nintendo. Tipo Zelda, Fire Emblem, Super Mario, Animal Crossing, cioè, di tutto e di più. Per non parlare poi della collaborazione che ha fatto Monster Hunter World per Resident Evil 2. Oh no. Ai, mi ricordo di te. Come fai ad avere anche la capoccia corazzata di pelo? No, 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 questo non l'accetto proprio, no. No. La corazza di pelo, cioè, scusate, ma è la corazza. Ah, oh, oh. Vole? Cioè, è la corazza di pelo. Dovrebbe essere metallo. Metallo peloso non esiste proprio. Vieni qua, vai di là. Non vieni qua, vai di là, vai di là. Perfetto. Mi aspetto da... No! Ah, ok, giustamente. Mi aspetto tante cose per il supporto post launch Monster Hunter Rise. Tante, tante, tante. Non so quanto ne dark, però... Tantissime comunque. Vai! No, aspetta. Ma l'avevo fatto. Olè! Andato! Sto parlando un casino oggi. Una marea sto parlando oggi. Ebbene, in effetti è tempo di previsioni. Sempre di terze. Stavolta non Capcom, ma Bandai Namco. Questa è più... Come dire, qua è molto di nicchia. Però Taikono Tatsujin e il franchise dei tamburi. Questo perché? Perché il 20 ci sarà lo stream dell'anniversario per i 20 anni della serie, che in realtà compie gli anni 21, visto che è uscito quel giorno del 2001, uscì l'originale su arcade. Però hanno un anniversario, hanno uno stream dell'anniversario il 20, dove ci saranno, oltre a un ripercorrere, ah coniglio guarda là, oltre a ripercorrere comunque tutti i ricordi della serie, anche novità. Gli ultimi due Taiko sono stati annunciati in Direct. Taiko no Tatsujin Drum in Fun, annunciato nel Direct di giapponese di marzo 2018. E Taiko no Tatsujin Rhythm Adventure Pack, annunciato nel Partner Showcase di agosto. Quindi ci sta. Tra l'altro l'ultimo main è uscito, cioè proprio Taiko no Tatsujin Drum in Fun. Acqua, questione di acqua. È uscito nel 2018. E sono supportato post lancio molto più di altri Taiko no Tatsujin, con modalità tipo anche quella competitiva che non c'era al lancio. Però direi che è tempo di nuovo main. E se Namco fa le cose per bene, per me vendono anche una sbragata di copie, al di là di quelle che ha già venduto Drum & Fun in Giappone, anche nel mondo, perché comunque sia per essere un Taiko no Tatsujin, vabbè, per essere un Taiko no Tatsujin fino a Drum & Fun e a quello per PS4 manco arrivavano qui da noi, a parte una singola uscita su PS2 che poi si sono pentite malamente. Però Drum & Fun è million seller, in qualche modo siamo riusciti a far vendere Taiko no Tatsujin, anche se c'è comunque nicchia qua in occidente. E altrimenti col cacchio che arrivava anche la Rhythm Adventure Pack, che sono i port della 3DS dei titoli 2014-2016. Plessy! Plessy! Bravo Plessy, bravo Plessy. Quindi sì, mi aspetto Taiko no Tatsujin. Poi, questo non così tanto di nicchia, però Tales from the Borderlands, perché c'è stato il rating pochi giorni fa indicato dall'ente di rating taiwanese. E c'erano anche altri leak, tipo... Allora c'era Snowrunner. Vieni qua, a tuo proposito di runner, vieni qua. Poi che c'era... Ah, vabbè, dovrete Saturni, ma non lo vediamo a questo direct. Quello è aprile. Sono sempre leak di Capcom. Cazzo, quanto erano profondi. Quello viene annunciato ad aprile. Poi c'era anche... Aspetta... Snowrunner, poi... Non mi ricordo l'altro titolo, però sì, Tales from the Borderlands. Ora, secondo me, però, non viene da solo Tales from the Borderlands. Viene con Borderlands 3. Perché? Perché la collection su Switch all'inizio non aveva il tie-in di Borderlands 3, che era incluso invece nella Handsome Collection su PS4, Xbox One e PC. Ma è stato aggiunto come... Ah, preso. Come DLC gratuito all'inizio e poi a pagamento lo scorso dicembre. Secondo me, ed è un segnale che Borderlands 3 in qualche modo arriverà anche su Switch. Secondo me, se...
Randy Pitchford si degna, perché comunque Tech Chu l'ha già fatto con altri titoli anche su Switch, col crossplay. Ecco, l'ho detto. Mo vediamo quanto non ci sarà il crossplay e quanto non ci sarà la bordonesseria a quest'area. Poi ancora. E per terze ci sono varie possibilità. Ah, giusto! Madonna santa! Giusto! Shin Megami Tensei 3! Non ha ancora. No! Aspetta! Accidenti, morto! Non morivo da tre secoli! Ah, vabbè. Shin Megami Tensei 3 però mi sa che appare, perché in effetti ha bisogno ancora di una data qua da noi. In Giappone è uscito già il 29 ottobre, però da noi ancora no. L'annuncio parlava di uscita in primavera. Beh, aprile, maggio e giugno è primavera, tecnicamente. Poi magari il tempo non lo dimostra, però è primavera, quindi c'è sta proprio prima. Ah, ma aspetta, qua è musica più orientaleggiante? Sì, c'è qualche tonalità, c'è qualche cosa, qualche elemento di oriente. Bella, bella lì. Ah, quindi sì, stavo dicendo di... Vabbè, Tales of Borderlands 3. Poi, di che cacchio sto parlando? È sempre... Aia! Prendiamo qua. Un altro titolo... vabbè, andiamo oltre che non mi sto ricordando adesso. Un altro titolo che secondo me potrebbe apparire, ma non credo così tanto. Più che altro in questa sede, in questo Direct. Quanti ne ho? Mi manca il primo. Dove sta il primo? Forse di là. Ah no, qua ho capito. Ho capito di qua il primo. Andiamo a tenere Bowser. Vabbè. Potrebbe esserci anche una presenza. Non ne sono molto convinto. Credo che sarà in altra sede, però magari. Di Life is Strange, perché ci sono rumor del testo in arrivo. E tra l'altro... Stan e Mini Rogers saranno tutti consolari a Magna per... aspetta, che sto a fare? Ah, ok. Saranno tutte le console a Magna... Ah, ok. A Magna per... Aspetta, c'è anche più giù? Ah! Ok. Saranno tutte le console a Magna per... Life is Strange in futuro. Quindi anche Switch. E quello che mi attenderei nel caso sarebbe annuncio del nuovo, ma anche dei precedenti con uscita su Switch. Tutta la famiglia qui essenzialmente, perché in effetti la serie è una di quelle che ancora non è arrivata su Switch, nonostante non sia chiaramente una di quelle, una serie che sfrutti così tanto l'hardware per forza di cose. Però chiaramente magari hanno deciso, hanno aspettato il 3 per fare ehi, vuoi il 3? Ci sono anche gli altri in arrivo! Comprali! Un mio desiderio però per quanto riguarda le terze parti sarebbe vedere un bel segmento su Dragon Quest. Visto che quest'anno, tra tutti i 100.000 anniversari di quest'anno, che è una roba allucinante, perché tutti i giochi sono usciti, sono iniziati o nell'anno che termina con 6 o nell'anno che termina con 1, non c'è una via di mezzo, una cosa abbacinante. Magari notizie su vari titoli della serie che arriveranno quest'anno. Tipo Lucky Street, che secondo me ha un senso immane, sotto vedendo il successo di Momotaro in Giappone. Il titolo dedicato a Dai, cioè l'anime che è iniziato lo scorso ottobre, che è stato anche annunciato, conosciuto da quest'anno, ma non si sa essenzialmente niente dall'anno scorso, dallo scorso maggio, figuriamoci. Magari anche Dragon Quest Monster Street, che è stato annunciato nel 2019 addirittura con l'artwork di alcuni personaggi di Dragon Quest 11 bambini, ma il quale ha avuto anche problemi di sviluppo. Figuriamoci poi col Covid, penso un po'. Ehi, torniamo indietro! Non mi direte che ho perso Bowser? Mi sa che ho perso Bowser così da imbecille. Carica la mia sconfitta. Ah no, ci sta, perfetto. Pressi. Sì, dicevo, comunque news su Dragon Quest in generale. Magari un
gratis del 12. Se proprio Ori si degna, se... Vabbè, ma in realtà dubito di essere 12. Non so quanto sia in là con lo sviluppo, francamente, devo essere sincero. Mi accontento di... No! Oh! Ah, è proprio segreto, perfetto. Vai. E mandiamo via, mandiamo a cagare anche... Bowser, va. Mi accontento di Tadaki Street, che secondo me ha troppo senso su Switch. Di... Vabbè, mi accontento di Dai. E di Monsters. E poi si vedrà in futuro. Sì, in effetti sono questi tre titoli che mi... Ah, giusto, giusto, Star Wars. Mi stavo dimenticando. Perché Star Wars è... pochi giorni fa è apparso Star Wars Republic Commando sul server dell'eShop. Sì, alcuni che hanno, non si sa come bene, l'accesso ai server dell'eShop hanno notato che c'è stato un aggiornamento per questo titolo. Ora, Aspyr, quella che si occupa dei remaster dei vari titoli di Star Wars, che è già apparsa in Direct in passato. È apparsa a marzo scorso, è apparsa lo scorso settembre, nell'ultimo Direct generale, per l'annuncio di Jedi Outcast. E poi si è... E poi... Post Direct avevano anche annunciato, sempre per Switch, oltre che per PS4, anche Jedi Academy. A marzo invece Jedi Academy è, come Shadow Drop, è l'annuncio di Star Wars Racers, un titolo che, di cui mi ricordo molto bene per certi motivi, non tutti bellissimi, magari un giorno ne parlerò. E... quindi secondo me Aspyr potrebbe essere nel Direct per fare lo Shadow Drop di Republic Commando, ma anche per annunciare i rumoreggiati port remaster di Knights of the Republic 1 e 2, che poi tra l'altro, se non sbaglio, l'1 è già disponibile su smartphone, su iOS e Android, però dovrebbe arrivare anche su Switch e PS4, così sarebbe la sede giusta per annunciarli, il momento giusto. Vai, Toyo! Ah, proprio si... Ah, proprio si devasta... Si scioglie il boomerang, ok? Mi manca il quarto... Oh mio Dio, un'altra caccia di un solegato sfuggente? No! Ah! Allora... Prendiamo... No, vabbè, è inutile. In effetti è inutile. Quindi... Ah! Dovrebbe essere da quella parte, quindi, l'ultimo che è rimasto. No? Andiamo? Andiamo. Un attimo di pausa perché sto anche... Ho parlato una marea. Ho bisogno di ricaricarmi un attimo. Allora, stiamo parlando di Star Wars, sì, come possibilità per il da... Direct. Però magari... Se non fossi un idiota. Sì, poi altre possibilità. Andando sempre per quanto riguarda la nicchia giapponese, Shiren Wonder. Ma perché? Shiren Wanderer 6? Questa è veramente una di quelle cose che secondo me non accadrà. Però magari, però sarebbe bene accadesse, secondo me. Vabbè, Shiren Wonder è una serie di dungeon crawler roguelike, se non sbaglio, che non usciva da anni. Su Switch è uscito lo scorso dicembre il port del port del 5 per DS. E in Giappone non ha fatto per niente male. Anzi, sarebbe buono secondo me se Spike Chunsoft, magari non qui, dubito, ma lo metto così tanto per... fosse già al lavoro sul server, che secondo me, per il momento attuale di Switch, soprattutto in Giappone, significherebbe magari... far tornare la serie in auge, perché non vendeva poco in passato. Poi però col tempo ci sono stati dei cali proprio brutti. Uffa! Ah, ecco perché era così. Adesso ho capito. Tutto un senso. Dove sta andando? Oh! Mi piace. Non è... Perché in aria tutte quelle monete? Che vuol dire? Che vuol dire quelle monete in aria? Sarà un macello. Dicevo, secondo me sarebbe il momento giusto per far uscire un Shiren Wanderer 6. Poi altri titoli che posso immaginare per un Direct.
in questo periodo soprattutto. In realtà non vedo altri, altri titoli, diciamo, prevedibili. Cioè, se voglio andare a sperare, un nuovo E3 Odyssey, visto che è dal 2018 che abbiamo il teaser del Next, che era uscito con il Nexus. Basta aggiungere intanto vai qua. Però non se ne è fatto ancora niente. Immagino anche perché è come di... Oh, soldi! Soldi, 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 grana! Abbiamo una P dorata! Vai! Pensavo di più in realtà, Buono anche questo. Monte Magnao. Vabbò. Ci devo fare l'abitudine. Ho già fatto l'abitudine ormai. Andate via, abomini. Vai. Oh, eccellente. E ne ho due di questi. Ottimo. La domanda adesso è, come al solito, il sole gatto piccolo rimanente, do cacchio, Andiamo, non è qua. Quindi deve essere da queste parti. Vediamo meglio, vediamo meglio. Perché poi magari è nel posto dove non vedi. Ho già avuto esperienza da questo punto di vista. Che cazzarola ho fatto? Ma devo vedere. Perché non vedo? Perché non vedo? Un po' più in basso. Oh. Ciao Ivonir, alla prossima. Grazie per essere passato. Oh, vabbè. Altre tic tac essenzialmente. Altre tic tac. Vai. Vai, 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 vai. Concentriamoci un secondo solo sul gioco perché ho già detto abbastanza. All'ultimo. Quindi mi manca soltanto qua l'ultimo sole gatto piccolo per completare i sole gatti. Aspetta un attimo. Trema. Ok. Per vieni qua, Plessy. Davanti, vieni. Manca l'ultimo sole gatto piccolo per riuscire a prendere effettivamente qualcosa qua. Cioè per prendere l'ultimo sole gatto principale che rimane da queste parti. Sì, in effetti, a caso, anche perché ho parlato di altre cose stasera, mi sono un pochino perso. Vabbè, non ho seguito tipo che il ritmo di fare tutto in una zona e poi andare all'altra. Sono andato un po' di fantasia. Quindi se devo continuare a parlare del di possibili annunci per il Direct. Allora, per quanto riguarda le terze, non sto vedendo altre possibilità, almeno i titoli completamente inaspettati. Il che è un bene, perché le sorprese belle ci vogliono. Guardate che non sono tutte. Ed è quello un problema. Ah, e quello è un grosso problema. Però sì, non mi stanno venendo in mente altri possibili titoli di terze parti che credo realistici o comunque sia, vabbè, che immagino arriveranno su Switch in modo o nell'altro e che potrebbero o come non potrebbero essere parti di un Direct. Alcuni ce li vedo, vabbè, uno proprio, il primo che ho menzionato, è per forza di cose in questo Direct. Non ci sono altre spiegazioni altrimenti per la sua, per il suo status. È qua e da nessun'altra parte. Vai. E basta tornare però, Bowser. E basta. No, non ti rompi le balle anche tu dopo un tot. E di là che c'è? E di là mica ero andato io. Che c'è qua? No. No. Me gusta. E tra l'altro sono qui, quindi compriamo la pace di Bowser. Compriamola. Thank you.
Ah, pace ritrovata. Quindi sì, ho menzionato titoli che secondo me, o comunque sia, o per forza di cose sono qua, o che secondo me potrebbero essere, assieme ad altri che magari sono più speranze per altri che altro. Poi, oh, il porto a sorpresa esce sempre, cioè, sembra essere un po' un'abitudine avere un porto che sorprende. E fu così che Nintendo annunciò, nella sua parte generale, il port di Cyberpunk da parte di Devolver Interactive. Ma cacchio, ora che ci penso, Cloud! E non so che altri titoli potrebbero arrivare col Cloud. Cyberpunk, che non gira manco per scherzo su PS4. Ma questo io speravo, vabbè, prima delle controverse che vanno anche al di là del dei problemi tecnici, purtroppo. E problemi tecnici sono tantissimi, quindi figuratevi. Olè. Io speravo in un port di Cyberpunk fatto da Cyber Interactive, dopo l'ottima esperienza, dopo il loro ottimo lavoro con The Witcher. The Witcher che io avrei anche comprato, ma è dall'anno scorso, ma l'ho comprato nel 2019, pensate un po', poco dopo il lancio, preso scontato, ed è ancora impacchettato. Non ho avuto ancora la chance di iniziare. Fa niente, sono ancora vivo. Non ho avuto ancora la possibilità di iniziarlo, figuratevi un po' voi. No! No! Una volta che faccio la capriola! Ah, ecco come si faceva la capriola. Una volta che faccio la capriola, muoio! Bene! Cloud! Allora, in realtà, per quanto riguarda in Cloud, ora che ci penso, non credo qua, eh. Però tipo Resident Evil, più che altro intendo il 7, il 2, il 3 e l'8, che sembrano i numeri dell'8, però sì, è quello il senso. Il 7 è che in realtà è già uscito in Giappone come Cloud. Poi magari anche Ubisoft. Ehi, Ubisoft, so un altro titolo che potrebbe apparire. Ho un'altra idea. Mario Bros. Rabbids 2. Giusto, giusto. Più che altro perché non troppo tempo fa l'handler dell'account Twitter di Rabbids è stato modificato da Ubisoft stessa, comunque sia dal social team di Ubisoft stessa, in Mario Rabbids. Il che faceva presagire perché l'hanno modificato così di recente? Sai a vedere che poi l'hanno fatto tornare Rabbids, perché magari hanno visto che gli altri, perché c'era, che il cambio era stato notato, era forse stato fatto troppo presto, e quindi via di modifiche. Ah. Quella è un'altra possibilità, e secondo me anche non troppo, abbastanza forte anche, se mi posso permettere. Giusto, 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 mi ero completamente scordato. Vabbè, sempre rimanendo in tema Ubisoft comunque sia. Perché salto quando salta lui? Sempre rimanendo in tema Ubisoft, tra l'altro, secondo me, io ce li vedrei anche. Allora, un attimo. Io, a parte che non riesco a vedere dove cacchio sia il quarto sollecato qua, è una roba di quelle, non ho sempre i problemi qua. Però io ce lo vedrei anche tipo Assassin's Creed l'ultimo, quello che è uscito, Valhalla, via Cloud. E poi tra l'altro in realtà Ubisoft non è la prima volta che utilizzi Cloud. E non parlo soltanto di Stadia o di Amazon Luna. Sapevate che esiste Amazon Luna? A parte tutto. Ecco, per l'appunto. Non intendo soltanto per quello, ma perché Ubisoft è una di quelle software house che ha fatto uscire, sì, in Giappone, un titolo cloud per Twitch. Assassin's Creed Odyssey. Quindi non sarei così sorpreso di vedere Valhalla, con così altri titoli Ubisoft, annunciati. Tre morti oggi. Annunciati come titoli cloud per Nintendo Switch. Visto che nativi non possono arrivare per motivi fisici, o comunque sia per mancanza di risorse da spendere su una versione indicata per Switch di certi di questi titoli, quindi via di cloud. Poi, e poi sapete una cosa bella? Se mai Activision, che ringrazio adesso per Crash dopo la disgrazia iniziale, volesse mai far uscire un Call of Duty per Switch,
versione cloud sarebbe la migliore per un semplice motivo: non hai 240 giga di roba da scaricare. Vai, la cacchia te l'ho detta. E l'ho anche fatta adesso. Ale, Tanto sto girando in tondo, ma sarà da qualche parte. Allora, dobbiamo capire meglio. Vabbè, il primo è qua sotto. Il secondo era là. E facciamo con calma. Secondo qua. Perfetto. Olè. Quindi sì, Ubisoft potrebbe essere una di quelle che utilizza il cloud. Activision no, scherzo a parte. Però magari un altro titolo grosso ma non troppo. Tipo, vabbè, sia Control che It Entry sono titoli grossi ma non troppi, o comunque sia dove gli sviluppatori hanno preferito, invece di non rilasciare proprio una versione per Switch, visto che non potevano farlo causa impiego di risorse, rilasciarla tramite cloud. Quindi in questo momento mi vengono altri candidati, devo essere sincero. Allora, stavolta non mi piace. Quindi qua, se non sbaglio, era il terzo, no? No? Ok, non qua. Mi vengono in mente soltanto tutti gli Ubisoft, in effetti. Ah, ecco, il terzo era qui. Quindi il quarto si trova da queste parti qua. Ma dove? Aspetta. Perfetto. E il quarto deve stare da lì fino a... Buono! Da lì fino a là, che c'era per l'appunto il blocco con... Ne mi ricordo, sì, giusto. Quindi deve stare da queste parti. Un secondo fermo, se possiamo stare qua. Non qua però. Io un sospetto ce l'ho a questo punto. No, vabbè, non là. Vorrei salire in realtà. Allora, aspetta un secondo. Facciamo fare una cosa di questo tipo. Olè. No. Olè. Che balle. Sta arrivando anche Bowser. Benissimo che siamo anche Bowser alla grande, ce l'hai. Tra l'altro, Bowser Jr. che prova sempre ad andare, però viene... Però si brucia! No, Bowser, no! Bowser Jr., no, piccolino, con calma! No. No. Ma perché questo tom bonk? Ma fa bonk, scusate, il boomerang fa bonk quando si scontra? Ma fa bonk! Bonk? Perché non riesco a farlo? Ma è inutile. Non può essere là per caso, per purissimo caso. Qui invece dove stava il quinto. Aspetta, forse ho capito. Forse ho capito. Eh sì, è come nel mulino che vorrei. Non morirei così tanto. Facevo riferimento al mulino in aria dell'altra puntata dove alla fine ho visto che c'era un incavo nel quale andare ed è lì che stava l'ultimo sollegato che mi mancava. Quindi no, non ho altre idee per il Direct. Non ho altre idee per il Direct in questo momento, quindi previsioni o quant'altro. Direi basta così, torniamo al gioco, va? Via.
effetti, ripeto, non mi stanno venendo in mente altri titoli Ubisoft o no in generale che potrebbero essere annunciati come versioni cloud per Switch in questo momento, a parte Cyberpunk, ma sarebbe, cioè, francamente non so se sia il momento buono per annunciare, approcciare così il Q pagato in questo modo, però non è il momento buono per avere Cyberpunk in un proprio evento, proprio. Ma non lo sarà per un bel po'. Anzi, non sarà per un bel po' buono avere CD Projekt in un proprio evento per un bel po'. Non sarà proprio, non è proprio cosa, proprio reputazione andata abbastanza male in questo periodo. Per tanti, tanti motivi giusti, francamente. Più che altro per non soltanto per i guai tecnici di Cyberpunk, che sono enormi su all gen, è una roba imbarazzante, da quello che ho visto è una roba imbarazzante. Ma non soltanto su all gen, vabbè, PS4 e Xbox One non si possono giocare, cioè non è soltanto che sembrano una versione Switch già loro di Cyberpunk, è che sono rotti. Cioè, sono rotti. Ale, possiamo andare dalle altre parti. Sono rotti. Cioè, proprio ci sono bug inconcepibili, roba che... roba assurda. Che in effetti mi sorprende che abbia superato il controllo della qualità, perché va bene che lo superano anche con i giochi brutti. Ma, oh, devono funzionare i giochi. Cyberpunk, quello che ho visto, può proprio non funzionare su console. Cioè, non è uno scherzo, cioè, non è una battuta. Ho visto dei bug che non stanno in cielo né in terra. O meglio, stanno vedendo come si è sviluppato il gioco, come il gioco era in gold e poi chissà perché riempito di 20 giorni. E che fai 20 giorni se non con un crunch inenarrabile? Vuol dire che non era pronto manco per niente. Cioè, ci sono state anche interviste raccolte da Jason Schreier di Bloomberg su come il titolo pensavano che sarebbe, cioè prevedevano quelli internamente che sarebbe uscito nel 2022, cioè no, 2021 inoltrato, ecco. Cioè, l'uscita 2020, questo tra l'altro, se non sbaglio, già quando è uscito ad aprile. Figuratevi come cacchio stava. Cioè, il planning, il management è un fallimento di livelli macrocosmici. Una cosa inconcepibile. No, quello è un fallimento di management. Il management deve essere quello che guida il team, che ti dice: ok, abbiamo un termine da rispettare, rispettiamolo. Possiamo fare queste cose? Non possiamo fare queste altre? Ok, mettiamoci in carreggiata. E non che continua a promettere delle deadline che non possono essere rispettate, poi va avanti, poi crunch, 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 inumano. Per non parlare poi di questioni supplementari. Non voglio parlarne troppo in questa sede, dai. Quindi per l'appunto Cyberpunk non credo che lo vedremo né un evento Nintendo, né un evento Sony, né un evento Microsoft. O comunque, cioè, in generale CD Projekt. Credo che starà un pochino per le sue, nel senso che farà annunci, sì, parlerà sì, ma per conto suo, non tramite altri eventi. Non è il momento buono. Forse solo Google, tanto ormai Stadia. Cioè, esiste, ma non da First. Hanno chiuso gli studi First. Dio mio, Bowser, cosa cacchio ci fai qua? Allora, dobbiamo andare dove? Tornare indietro? Ma lì c'è Bowser. Come indietro? Lì c'è Bowser. No, 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 Bowser, no. Vabbè, è andato dall'altra parte, ci sta. Qui in effetti Ciambellisola. Ah, qua? Questa? Sì. Dov'è il percorso ostacoli? Dove deve stare sopra? Allora, aspetta. Vai, perfetto. Oh, eccolo. Oh, mamma. Oh, mamma. Sarà un match. Ah, porca troia, volevo dire. Oh no, oh no. Con questa. Ah, gol.
Frega niente, dobbiamo... Abbiamo una missione. Una missione che non porteremo a termine. Magari Bowser se ne va anche, quindi ci dà una mano. Comunque sì, questa puntata fa vedere molto bene come Bowser, Fury, sfrutti... Non so neanche se dire sfrutti da 9, comunque sì. Ma fammi almeno salire! Come Bowser e Fury proprio... Metta sotto pressione la console, perché veramente... Ma scende sotto i 30 in certi punti Bowser e Fury, eh? Ma fortissimo! Fortissimo! Oh. Quindi abbiamo percorso ostacoli qua. Vamos! E vamos proprio, eh! Vai! Perché? Vai, forza e coraggio Mario, forza. Vai! Aspetta, monete? Sì. Vai! Sbaglio da quelle parti perché voglio correre e fare anche il salto, però poi mi viene male il salto. Accidenti. Però Bowser, almeno adesso state un pochino fermo, eh. Un attimo di pausa, conceditelo anche tu. Dai, su. Vai. Vai. Bonk. Doing. C'ero. Ero arrivato là. Mannaggia. Questa volta facciamole, per favore, grazie. Uppa, avanti. Ma è strano in realtà. Perché vado sempre verso di me in quel punto là? Benvenuto Make98. Questo è Super Mario 3D World più Bowser's Fury. E nello specifico questa è la porzione Bowser's Fury del titolo. Qui lo scopo è senza... Vabbè, è un gioco di... È Mario. Quindi ci sono sfide su piattaforme. Anche se è una struttura un po' diversa rispetto al solito, perché... Dicevo, è una struttura un po' diversa rispetto al solito perché... Perché in effetti qua è un Mario con livelli più aperti rispetto ad altri titoli della serie. Ovvero essenzialmente siamo in una si inizia in una certa zona. Dopo ogni tot di tempo appare Bowser da lontano e inizia ad attaccarti. Lui... Vabbè, provo a rispiegare, scusami, ecco. Sta arrivando Bowser. Sì, scusami, hai ragione. Questo è Super Mario 3D World più Bowser's Fury. Quello che sto giocando in questo momento è la porzione Bowser's Fury del gioco. Ovvero, nello specifico, qui abbiamo Mario con piattaforme come al solito. No, questo è Nintendo Switch, non c'è Mario sulla Play. E comunque sì, dicevo, in questo titolo, in questa porzione di Super Mario 3D World, abbiamo Mario che deve affrontare varie sfide su piattaforme in una struttura più ampia, più libera rispetto ad altri titoli della serie.
sigla. Sì, 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 sto giocando, tranquillo. Più ampio della serie rispetto ai canoni della serie. E ogni tot, come stai anche notando in questo momento, Bowser appare e attacca. Lo scopo del gioco è mentre sconfiggere Bowser, però ti prego, dammi qua. Ah, ce l'ho fatta. E guarda, purtroppo non c'è Mario per la Play. Non c'è mai stato e credo che mai, non credo che mai ci sarà. Quindi, se vuoi giocare a Mario, comprati una console Nintendo. Mi piace dirlo, però è così. Comunque, provo a spiegare meglio qua a Bowser Fury. Ogni tot il cielo si inizia a piovere, il cielo si inizia... Bowser è quello gigante che hai appena visto. Sì, perché Bowser qua è su tutte le furie, proprio letteralmente su tutte le furie, ed è più pericoloso che mai. Quindi, ogni tot appare ed attacca proprio nel livello. E lo... ti trova lui, diciamo così, ti trova lui perché proprio ogni tot è lui che appare nella zona del mondo dove stai e ti attacca costantemente. Ti crea anche delle piattaforme per andare avanti nel gioco, tra l'altro, per andare avanti, per... Ah, io dal lancio, 12 febbraio, è uscito pochi giorni fa. Per avanzare nel gioco poi, tra l'altro, devi sconfiggere Bowser in più occasioni e per farlo devi ottenere... la possibilità di utilizzare la cosiddetta campanella grande. Cioè, perché ad esempio, sono fermo qua, vedi? Vedi lì in alto quel tempio? Ah, dove lo trovi il gioco? È in tutti i negozi. No, dai cinesi no, non c'è Super Mario 3D World. In negozi online, più che altro, visto anche il periodo, l'avrei comprato io con i miei soldi, forse. Cioè, nel senso, cioè, l'ho comprato io. Non è una domanda così, non è una risposta così strana. Beh, ci sono negozi, allora, negozi online come Amazon, anche game, o anche negozi fisici tipo catene come GameStop, MediaWorld, se proprio vuoi andare fisicamente. Però in effetti magari considerate i genitori per evitare viaggi inutili di andare di ordinare online, anche per magari ridurre un pochino il rischio di contrarre il virus dato il periodo. No, vabbè, no. Ridendo, no. Scusami se ho avuto un riflesso di risata, però no, non volevo. Sì, è un negozio online. Ti permette di comprare tanti articoli di ogni tipo, tra cui anche videogiochi. Ora vediamo un secondo place dove ci dobbiamo andare. Da questa parte, sì. A tubo labirinto abbiamo fatto soltanto una cosa. Ok, di qua. Prego, Mega 98. Allora, quindi da questa parte sì. Ah, di qua. Allora, Bowser arrivi o no? Vabbè, perdonami, Mekai 98. Allora, per di qua si sta per attivare, sì. Aspettiamo un pochino, un attimo di pausa, visto che... Ah, ci sta un attimo di pausa. Ah, giusto che c'è anche il suo legato là. Come cacchio devo prendere? Non mi viene in questo momento. Tanto tra poco si attiva. Tra poco, eccola qui la pioggia. Sta arrivando Bowser. La prima cosa che faccio è mi faccio sparare qua. Così si libera. E se non sbaglio qua ci sarà un gran bel suo legato da prendere. Quanto al giorno? Dipende, ci sono giorni in cui non gioco proprio. Vabbè,
Per le live, minimo un'ora e mezza, due al giorno, perché per l'appunto, per le, includendo le live. Però dipende, ci sono giorni in cui gioco di... ce l'ho fatta! Ci sono giorni in cui faccio due ore per l'appunto come oggi per le live, altri in cui gioco anche al di là delle live, quindi anche 3-4 ore, e altri in cui non gioco proprio, dipende. Però puoi fare di media un 2 al giorno, va? Direi che ci sta come media. Vai Bowser, vai, 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 che devo prendere un po' di sollegato piccoli, vai, 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 vai via, vai via, vai via, vai. Bravo, bravo, bravo. Ok, vediamo. No, no, no. Ok, vediamo. Non ho capito che intendi, scusami. Allora, intanto andiamo qua. No, vabbè, in realtà, ripeto, dipende dai giorni comunque sia. Ci sono giorni in cui neanche gioco proprio, perché magari non me la sento, comunque sia, ho altri impegni, ho altre cose da fare, tipo... Anche online, altre cose da fare, quindi... Quindi sì, dipende per l'appunto. No, ripeto per l'appunto che un conto è giocare, un conto invece è magari passare il tempo al computer a fare non tanto giocare, ma quanto vedere cose online. Beh, io comunque allora... Io ho un lavoro, vabbè, sono un tirocinante anche, perché sono studio commercialista. Vado 5 volte alla settimana in questo studio commercialista, sono un tirocinante per l'appunto come ho detto, quindi anche quello mi prende tempo comunque. Quindi devo vedere il quintaggio sul quinto, l'ultimo qua stavolta. Tirocinante per studio commercialista, tirocinante come impiegato direi come livello. Sì, lavorare con i giochi, magari. Magari, magari. Aspetta qua. Sì. Allora, facciamo una cosa. Vediamo se riusciamo a pre... È qua! È qua! Allora. Ah, vabbè, vabbè, giusto. Allora, per guadagnare con i giochi. Anche come streamer, si intende. Ce ne vuole tanto di impegno e di tempo e anche di culo, perché, di... No, vabbè, no. Nel senso, guadagnare con una propria passione dubito che sia una cosa che nessuno voglia fare. Però per l'appunto dicevo che anche solamente con lo streaming o comunque discutendo videogiochi online, tipo su Twitch come sto facendo adesso, guadagnare è molto complicato. Bisogna avere dei livelli altissimi di follower, comunque sia di seguito, che ti permettono di diventare affiliato, comunque sia di poter avere le iscrizioni al canale, eccetera eccetera. Comunque sia ce ne vuole tanto proprio per guadagnare. E non è neanche detto che duri, soprattutto in un campo come quello dello streaming. Quindi è molto molto complicato dal punto di vista dello streaming. Per quanto riguarda invece lo sviluppare i videogiochi. Sì, e stavo. Sì, vabbè, scusami. E vai! Perfetto! No, 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 io. No, in realtà prima ho fatto anche tantissimo di parlare e giocare. Lo sto facendo anche adesso, in realtà. Più che altro qua stavo attendendo un attimino, un attimo di pausa, perché è da un bel po' che sto giocando io. Un attimino di relax. Un attimino. Allora, quindi siamo. A 4 se non sbaglio qua adesso, no? A 4 sì, le monete blu dove stanno però? Vabbè, Bowser, dobbiamo fuggire! Ah, eccole qua le monete blu, giusto? Ah, è quelle di prima! Oh! Wow! Via, 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 via!
Io direi in realtà in effetti adesso di fuggire. Poi prendiamo l'ultima moneta. Benvenuto Nothing 78, benvenuto anche a te. Mamma mia come rallenta qua. Beh, guarda, devo essere sincero, questa è una bella domanda. Più che altro perché il mondo è tutto tema di gatto e non solo emotivo. Quindi un po' la domanda ci sta, devo essere sincero. E poi in realtà Odyssey, altro titolo di Mario per Switch, già aveva le lune, non lune cane però. Quindi sono solo sole gatto, niente lune cane. Magari un prossimo Mario avrà un costume da cane, quindi avremo il lune... il luna cane. Ho evitato, grazie per l'affetto, Nothing. Allora, prendiamo un secondo qua. Aspetta, non c'erano altri blocchi da qua? Di là, di là, di là. Andiamo Bowser di là. Vieni Bowser, vieni, vieni qua. Vieni. Troppo tardi. Allora, abbiamo detto che abbiamo l'ultimo che ci manca qua. E poi magari terminiamo per questa serata, perché... che ti devo dire, Mecha è 98. In certi momenti del gioco, quelli più concitati un po' mi vengono diversi. Mi vengono così. Allora, prendiamo... No, accidenti. Usciamo. No. Torniamo indietro. Non di là, accidenti. Allora, vediamo un secondo. Vai. Vai. Di qua. Devo regolarmi meglio qua. Uno dei follower del canale. Di qua, perfetto. Di qua. Sì, buono. No, accidenti. Sarà un po' complicato qua. Intendi ore di gioco totali e... Allora, vediamo. Finora ci ho giocato soltanto in live, quindi... la grafica dello stream sì, l'ho fatta io, tutta io. Così come anche i banner del canale di Twitch, anche degli altri canali. Tutto io. Conoscenze spicciole di Photoshop, però vabbè. Vai Mario, vai vai vai. Bello giù. E dobbiamo rifare da capo. Questa sarà lunga, mi sa, eh. Comunque dicevo, per le ore di gioco invece, allora ho fatto 1:50 prima puntata, prima live, 1:40 poi quella dopo, quindi con questa... siamo quasi alle 5 ore totali di gioco. Ora, riusciamo a farlo come si deve stavolta oppure dobbiamo fare anche casini? Dritto. Vai. Vai. Aspetta un attimo, scusami che sono abbastanza concentrato qua. No. No. Devo rifare da capo. Nothing78 è per l'appunto uno dei follower del canale, uno che mi segue da quando ho iniziato. Quindi pochi giorni fa effettivamente. Ah, dobbiamo rifare da capo. Questo è difficile come missione delle monete blu. Accidenti. E c'è anche Bowser adesso, perfetto. Beh, calcola che comunque sia... No, vabbè, Mario può durare... Anche se Bowser's Fury è più corto di un Mario regolare. Può durare? Può durare... Cioè, o meglio... La durata stimata è 3 ore per completarlo così. Ma per fare il 100%...
anche 6 ore se non oltre. Ho iniziato il 12, venerdì, quindi proprio quando è uscito Bowser's Fury. Ah. Torniamo indietro. Sì. E qua, con calma. Molto concentrato in questo momento. Dritto. Dritto. Perfetto. Ce la famo? Sì. Poi sì! 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 Aspetta un attimo, dov'è che sta? Là! Prendiamolo così. Vabbè, basta, perché tanto se ne stiamo per andare. Comunque, però. Ole! E dovrebbe essere l'ultima. Sì. No! No, in realtà mi sa che. No, no, no. C'è la quarta, qual è? Il quarto sulle gattine, che cos'è? Comunque, sì, c'è molta varietà. Alcuni elementi si ripetono. Donazioni ancora no. Donazione ancora no. Però vabbè, è normale, ho appena iniziato. Poi si vedrà. Allora, quindi qual è il quinto? Perché comunque ho preso anche piccoli sole gatto. Quindi il quinto sole gatto generale di, per cosa cacchio è? Torniamo indietro, va? Ah, quello lì, giusto, 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 è normale. Quello che adesso... Guarda a me, che soltanto se te la senti. Cioè, se non te la senti non fa assolutamente... Non è un problema, anzi. Io voglio che tu ti diverta. Poi, se vuoi donare, è un conto. Se non vuoi donare, non c'è problema. Finirò... Allora, sai che c'è... La vedi quella? Lo vedi quel suo legato là? Prendo quello e termino per questa sera. Ora, devo capire come. È un massimo di fantasia, in effetti, tipo... Abbiamo i tubi qua, no? Accidenti. E dopo non lo so che faccio. Magari posso anche... Non lo so. Mi rilasso un po'. Vedo qualcosa online, qualche video su YouTube e poi vado a dormire. Credo. Non lo so, in effetti. Fantasia, con calma. Perfetto, poi con precisione. Oddio, no vabbè, FIFA non ce l'ho io in realtà. Avrei comprato anche NBA quando l'hanno scontato per 2 euro sull'eShop, però l'ho anche cancellato per fare spazio ad altri giochi. Adesso che sono andato di fantasia. Olè. Vai. Mamma mia, Bowser è là tra l'altro. Olè. Preso. Ah no, non è collegato. Ah, non è collegato. Vabbè. Guarda, io direi di finire qua comunque per questa sera. Ci lasciamo il quinto sole gatto di qua per la puntata prossima. Perché in effetti sono anche un po' stanco stasera dopo aver... Ho parlato tanto stasera, eh? No, 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 è bello fare, non ti preoccupare. Forse non sono riuscito a mostrartelo come si deve questa sera, però c'è molta varietà e la bellezza di questo Mario qui, di Bowser's Fury, è
il fatto che gli ambienti sono molto aperti, quindi puoi approcciarteli, ci sono tante sfide da affrontare nell'ordine che vuoi, in effetti. Poi ad esempio le sfide qui le fai e poi se non te la senti di continuare qua vai da un'altra parte, è tutto libero e collegato anche. E sto a casa, tanto ci sono già. No, deve aver parlato, Fiorenti. Forse più prima, e forse anche per quello. Perché prima ho parlato veramente tanto mentre ho giocato e mi sono un po' stancato. Oh, ogni volta che finisco la puntata c'è sempre Bowser che arriva. Vabbè. Magari un giorno, grazie a me che è 98. Quindi, con Bowser che arriva. Ti ringrazio ancora. Con Bowser che arriva. Magari fuggiamo anche in effetti perché non voglio farmi beccare da lui, ma... Sì, forza Juve sempre. Stavo dicendo, quindi. Detto questo, non ci vediamo mercoledì come avevo programmato, perché, come dire... Sì, sto parlando, perché, come dire... la chiave c'è, vabbè, è giovedì, dicevo, mercoledì non ci sarà la puntata, perché domani c'è, come dire, un Nintendo Direct e... Ubi Maio Minor Cessat, quindi reagirò a quello, non so dove ancora, non... meglio farò vedrò quello in un modo o nell'altro, lo vedrò. E poi quindi, al contrario programmazione, ci si vede direttamente giovedì per un'altra puntata, un'altra live dedicata a Mario Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Per il resto, magari attendiamo che Bowser se ne vada, forse abbiamo un po' più di calma, quindi via. Tu sparisci, perché voglio terminare la puntata tranquillo. Ciao. Stavo dicendo, per l'appunto, la live su Super Mario sarà di nuovo giovedì, sempre a partire dalle 22. Magari andare... No, in realtà andiamo un pochino nel tubo così, va? No, sempre Super Mario. Tra l'altro mi sa che nel giovedì potrei anche finire con Bowser's Fury. E non è impossibile, perché non mancano molti sole gatto. Vabbè, manca un sole gatto qua, però ci sono anche altri sole gatto sparsi in giro per la mappa. Quindi, ok, adesso che calmo. Quindi, per l'appunto, domani niente live su Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury, perché c'è il Nintendo Direct Ubi Mario Minor Cessat. Si torna giovedì, sempre a partire dalle 22. Ringrazio tutti coloro che hanno visto e partecipato durante questa live, e vi ricordo anche che nei prossimi giorni verrà caricata anche sul canale di YouTube MP Rewind per gli archivi di Twitch. E ci vediamo alla prossima! Mamma mia la gola per quanto ho parlato stasera.